video. Allora, ho fatto un super ordine su Chiavi per Sofia e ve l'ho detto su Instagram e molti di voi mi avete chiesto appunto questo video e quindi ho deciso appunto di registrarlo e farvi vedere cosa ho acquistato per la bimba, così magari potete regolarvi anche voi sulle taglie, sulle misure, su quello, su come risultano, diciamo, i vestitini. Comunque adesso partiamo subito, vi faccio vedere tutto perché comunque sono un bel po' di cose. Ho acquistato questi body qui, sono 5 body, io ne ho acquistati tanti altri in precedenza e mi sono trovata davvero benissimo, ragazze, e quindi ne ho ordinati altri. Vi faccio vedere le fantasie, anche perché queste ancora non le ho viste, ne ho aperto solamente uno. Perché il pacco è arrivato praticamente adesso e immediatamente sto registrando, così metto a lavare tutto. Allora, questo qui è uno ed è un color panna. Questi qui sono misura 18 mesi, vestono un pochino piccolini, li ho presi una taglia in più, così posso farci tranquillamente anche tutto l'inverno. Questo qui, che sarebbe rosa semplice, poi questo qui, panna, color panna con scritto Oh Love, il cuoricino. Poi questo fucsia. Il cotone è davvero ottimo. È comunque un caldo cotone, non è un cotone molto leggero. E poi questo con panna con i cuoricini. E 5 body, quindi sono costati 7 euro. Poi ragazze, ho acquistato questi pantaloni qui da tuta e questi qui sono taglia invece 18 mesi per 77-82 cm, quindi posso tranquillamente utilizzarli anche tutto l'inverno, sono elasticizzati e hanno la particolarità di questi cuoricini sulle ginocchia e quindi sono anche glitterati. Quindi molto carini. E questi qui sono costati sul 9 euro se non sbaglio. Questa magliettina qui, questa qui è 12 mesi, questa è costata 5 euro, ha la particolarità di questi voilà e questi fiocchettini qui disegnati. I bottoncini alle spalle. Davvero molto molto carina, mi è piaciuta subito quando l'ho vista e appunto l'ho presa. Un'altra magliettina così, 18 mesi con i bottoncini invece sulla spalla. Questa qui è costata 2 euro e io ne ho acquistate tante altre di queste magliettine qui e sono risultate davvero ottime anche di qualità, lavate e rilavate sono sempre le stesse ragazze, anche il cotone, quindi davvero ottimo. Sono delle magliettine comunque non molto pesanti, leggerine, però ragazze 2 euro voglio dire. Tra cosina che ho acquistata sono questi jeans, questi qui li ho riacquistati per la terza volta se non sbaglio e questi qui sono costati 5 euro. Questi sono taglia 18 mesi perché vestono piccolini, quindi vi consiglio sempre di prendere una taglia in più. Ho preso questo abitino qui blu, questo qui è un abitino in maglia con questi fiorellini. Ho preso taglia 18 mesi, così posso tranquillamente farci anche tutto l'inverno. 77 82 cm, considerate che Sofia adesso è 76 cm, quindi l'ho presa più grande proprio per poterli sfruttare il più possibile. E quindi ragazza, meglio un po' più grandi che troppo piccolini. Quindi questo qui e ha anche i bottoncini sulla schiena, sempre questa qui 2 euro e questa qui è 12 mesi, quindi posso tranquillamente metterla anche tra pochissimo. Rosso, sì. E anche questa con i bottoncini appunto sulla spalla. Ho acquistato un bel po' di pigiamini, ne ho fatto il rifornimento in cotone momentaneamente, poi successivamente farò anche un ordine magari con pigiamini in cinghia. Taglia 12 mesi e quindi lo posso anche tranquillamente mettere magari anche verso ottobre perché comunque momentaneamente ancora fa caldo.
Questo qui è costato 9 euro per 73-76 centimetri. Questo coniglietto qui, o gattino, non capisco cosa sia comunque. E anche qui dietro, questo mi sembra proprio un gattino. Molto carino, anche le rifiniture sono molto graziose. E niente, le stelline sotto appunto i piedini. Carinissimo. Poi ragazzi, ho preso un altro pigiamino, questo qui della Disney, questo qui con stampato mini, carinissimo, è un color panna con questi pois rosa, queste rifiniture sulle maniche. Questo qui è misura 18 mesi, è costato invece 10 euro, è davvero carinissimo. E ci sono anche i pois nei piedini. E poi io mi trovo benissimo con queste tutine proprio perché ci sono i bottoni dietro per il cambio pannolino, sono facili da togliere e cambiare appunto il pannolino alla bimba. E quindi mi trovo davvero strabene. Speriamo che anche lei gradisca questi pigiamini interi. Proverò. Poi ragazze, ho acquistato questo pantaloncino qui con le orecchie, qui è il disegno di un gattino dietro, la faccina di un gattino dietro. Questi qui sono felpati, quindi posso tranquillamente utilizzarli anche nell'inverno inoltrato. Sono anche elasticizzati. Questi qui sono costati 6 euro e taglia 18 mesi. Il pigiamino questa volta però ho preso due pezzi, quindi la maglia. Questo qui è con l'unicorno stampato. Ci sono queste frange qui troppo troppo carine, con appunto questo unicorno dorato. Quindi questa è la maglia e questo qui invece il pantalone è stampato con appunto tutti gli unicorni, le nuvolette, le stelline, carinissimo. E questo qui è 18 mesi, pagato 10 euro. Poi ragazze, ho acquistato questo primatrassino per appunto il fasciatoio. Questo qui con bianco con le stelline, qui è in ciniglia e ci sono anche i laccetti per fermarlo, quindi per non farlo appunto muovere. Quindi adesso lo andrò immediatamente a mettere. Poi ragazzi, ho acquistato i baletti, questi qui grandi, questi lunghi, e sotto sono praticamente foderati. Invece quelli che avevo acquistato erano tutti spugna, invece questi qui appunto sono con la fodera di sotto. Sono 7 bavetti pagati sulle 6-7 euro. Poi ragazze, le ho preso delle pantofole, queste qui carinissime, queste qui sono costate 7 euro, la taglia è 20-21, quindi credo che andranno bene. E poi altre scarpette, queste qui per restare in casa come pantofoline della Disney, di Minnie Mouse. Questi qui sono appunto taglie invece 22 e penso che le andranno bene anche per tutto il periodo invernale con la cerniera, così lei non li può togliere con gli strappi, ma con la cerniera le verrà un pochino più difficile. Sono rosa con appunto la gomma sotto, con questi brillantini molto carine. Qui pagate sulle 8 euro. Un paio di calzamaglie, un paio bianche con le stelline e un paio tutte bianche. E queste qui sono taglia 19-22 e sono costate 6 euro. Poi dei calzini, questi qui, adesso vediamo se riesco ad aprirli. Ok, questi qui. Vabbè, ci sono così, poi rosa, bianchi, di questi li avevo già acquistati, questa fantasia, ma ormai erano piccolini e quindi ho dovuto acquistarne altri. E queste qui sono 5 paia di calzini, misura 19-22 e sono costate sul 6 euro. Poi ragazze, ho acquistato questa cesta.
per appunto mettere i giochi, non so, vediamo, la metterò nella stanzetta sicuramente. E questa qui è costata anche pochissimo, anche la qualità è comunque buona. È una cesta pieghevole, costata sulle 4-5 euro. Questa qui. Poi ragazze, il pezzo che invece ho comprato per me sono queste, sono delle pantofole che appunto avevo bisogno di pantofole invernali e ho preso queste qui, mi sono sembrate molto molto carine e quindi le ho volute prendere. Di queste ho preso ragazze una misura più grande rispetto al mio piede, ho preso la 39-40, io di solito porto la 37-38, ma siccome sono ben imbottite, comunque hanno anche questo spessore qui. Ho pensato di prenderle più grandi e ragazze ho indovinato, quindi se dovete prenderli prendeteli assolutamente più grandi, una misura in più proprio perché sono veramente molto molto imbottite, infatti secondo me mi terranno il piede caldissimo in inverno. Questi sono gli acquisti che ho fatto per Sofia, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, vi sia stato in qualche maniera di aiuto. Un bacione grande e ci vediamo presto con un nuovo video, ciao!